Vogliamo giustizia. Abbiamo sofferto. Sono passati tanti anni, ma è giusto che paghino per quello che hanno fatto. Nella vita si perdonano tante cose, per altre il perdono è impossibile. Marina Mazzotti, la sorella maggiore di Cristina, è intervenuta riguardo alla tragica storia di sua sorella, la prima vittima femminile rapita e uccisa dall'Ndrangheta. Cristina aveva solo 18 anni quando, la sera del 1 luglio 1975, fu brutalmente prelevata da Eupilio, nel Comasco, in un'imboscata orchestrata dall'anonima Sequestri Calabrese. Trascorse il periodo della sua prigionia a Castelletto Ticino, dove fu privata della vita. A distanza di 48 anni da quel terribile delitto, i presunti rapitori sono stati finalmente rinviati a giudizio per sequestro e omicidio. Saranno giudicati davanti alla Corte d'Assise di Como. Demetrio Latella, proveniente da Reggio Calabria, Giuseppe Calabrò, originario di San Luca, Antonio Talia, di Africo, e infine Giuseppe Morabito, anch'egli di Africo. Questi quattro individui sono rimasti nell'ombra per decenni, mentre nel corso degli anni altre 13 persone purtroppo sono state condannate in processi che purtroppo non sono riusciti a far completamente luce sulla tragica vicenda. Gli approfondimenti negli anni hanno portato a stringere il cerchio intorno ai quattro individui calabresi, individuati come gli esecutori materiali del sequestro di Cristina. La giovane fu rapita dall'Ndrangheta in quella che veniva considerata la stagione dei sequestri, la sera del 1 luglio 1975. Tornava alla sua villa di Eupilio dopo una festa per la maturità in compagnia di alcuni amici, a bordo della Mini del suo fidanzato Carlo Galli, quando il commando atteso un'imboscata. I rapitori fermarono con violenza l'auto, portando via con forza la giovane di 18 anni. Il loro obiettivo era chiedere un riscatto al padre, Elios Mazzotti, un industriale del settore cerealicolo del Comasco. Il giorno successivo giunse la telefonata. Richiedevano 5 miliardi di lire in cambio della vita della figlia. Una somma sproporzionata per il padre Elios, che fece ogni sforzo per salvare la sua piccola. In un mese riuscì a raccogliere 1 miliardo e 50 milioni, seguendo le istruzioni dei rapitori, e li portò in un appartamento ad Appiano Gentile. I carcerieri di Cristina gli ordinarono di lasciare la valigetta in quella abitazione e di andarsene, promettendo la liberazione della giovane. Tuttavia non solo la ragazza non fece ritorno a casa, ma i criminali interruppero ogni contatto con la famiglia. Per un altro mese il telefono rimase silenzioso a Villa Mazzotti e i timori riguardo alla tragica sorte di Cristina divennero sempre più concreti. Questi timori si trasformarono in realtà il 1 settembre, quando una fonte anonima contattò i carabinieri, rivelando la terribile fine di Cristina. Una voce indicò il luogo da dove iniziare a scavare, a Galliate, Novara. È lì che, sotto un cumulo di rifiuti, è stato ritrovato il corpo senza vita di Cristina. L'autopsia ha rivelato che la giovane era deceduta da almeno 40 giorni prima e che la sua morte era stata causata da una massiccia combinazione di tranquillanti ed eccitanti somministrati dai suoi aguzzini durante la prigionia. Le successive indagini hanno confermato che era stata tenuta prigioniera per un mese in una buca sotterranea a Castelletto, un luogo così angusto che Cristina non aveva spazio sufficiente per muoversi o respirare adeguatamente. Per gli ultimi 48 anni i suoi rapitori sono rimasti nell'ombra, ma la nuova inchiesta ha finalmente portato alla luce le loro identità e le responsabilità. Secondo il PM, Morabito avrebbe pianificato l'operazione e fornito l'auto utilizzata come supporto per fornire assistenza al luogo della prigionia. Latella, Calabrò e Talia, invece, avrebbero eseguito materialmente il sequestro, in collaborazione con altri individui non ancora identificati, come indicato dal PM. Un'impronta di Latella è stata individuata sulla Mini, mentre Calabrò è implicato tramite la telefonata in concordanza con Latella, i riconoscimenti e il pagamento alla Tella della sua parte del riscatto.